Vediamo se questo viene meglio. Si parte da capo. Ciao a tutti, copritarga. Naturalmente si parla di moto o accessori. Ora vi faccio vedere cosa ho preso. Sento già il rumore. È una bustina con scritto sinistro e destro per montare questi spoiler tappi. Basta poco. Praticamente sono tappi che vanno messi qui dove c'è la predisposizione per le valigie originali. E uno può mettere e levare in base all'esigenza. E ora si va a vedere come si monta. Sì, la moto è sporca, ma sono tornato ieri dall'Elba insieme a Silvia, si è presa un po' d'acqua, sicché. E i tappi l'ho visto in un video nel gruppo, non vorrei di cavolate, o sul gruppo di Facebook Molti Dotati o su Multistrada Italia. Comunque, ho scritto Alfiero Marchetti, cercatelo se lo volete, se volete tappi, no, se lo volete. Persona gentilissima, ha spedito subito i tappi. Ora sono arrivati venerdì, ora però venerdì non ci sera, sicché l'ho aperto oggi il pacchetto. E ora si guarda, mi sposto sul piano della lavatrice, vediamo se c'è la fuoco. Qui bisogna ingegnarsi perché. Come si vede sono ben chiusi, arrivano, avevo preso due kit, una anche per la moto di Dani, del mio fratello, sono arrivati, no, non scatolati bene, di più. Primo sacchetto, questo è il sinistro e questo è il destro, e nel destro c'è anche un piccolo omaggio. Quando però come si aprono questi sacchetti, ecco, ho fatta. Intanto fuori bubola. Dentro c'è anche un portachiavi Ducati. Portachiavi bellino, leggero. E la ditta è Mark 3D, Mark presumo dal cognome Marchetti. Sono quasi astuto, eh? Chi se le volete contattare c'è telefoni, email. Comunque fatti bene bene bene, stampati in 3D. E ora si va a vedere come si montano. Qui i tappi li ho già inseriti. Ecco il risultato. Non si muovono. E qui, come vedete, sia qui. Vediamo se c'è la fuoco. Fidatevi. Qui si vede meglio. Cioè, questi due buchini. Qui basta un cacciavite piatto. Ecco, ora si vede, eccolo qua, qui, basta cacciavite piatto e si sfilano. Ora vi faccio vedere come si montano. Ora vi faccio vedere come si montano, ma è semplicissimo. Ci si propongono, basta spingere un pochino, ecco, messo. Naturalmente nel video non si vede perché mi ero distratto, ma sono facili da mettere. Naturalmente mi scordo sempre di accendere il flash quando faccio video perché sono un duro. Comunque il risultato è questo qui, bello. Molto, molto bello. Faccio vedere la targa che non si legge.
Bello, belli, belli. Mi garbano a bestia. Bene, comunque, come vi ho detto, contattate la ditta Marche 3D. Tanto le faccio rivedere. Fanno la linea più filante. Contattate Alfiero Marchetti su Facebook. Cercate il video. E poi per levarli è semplicissimo, con cacciavite a taglio basta infilare qui questa fessurina qui e questa qui, fare un pino di leva e si sganciano e uno poi ci mette le borse. Bene, si ritorna sul copritarga. Iscrivetevi al canale, mettete mi piace al video, attivate la campanellina, fatele vi pare, però segnatevi, tanto c'è Tobias scozzola. E grazie a tutti, se vi segnate sul canale sono contento, andate anche su Facebook a seguire la pagina Crete in Tour, dove io e Silvia e si va a giro, vi si racconta le cose, dove si mangia bene, dove si dorme, insomma, te, voi mettete un bel mi piace anche lì, vai. Ciao, a presto, cacciavite in mano. Ciao, ciao. Ciao a tutti, copritarga, video sulla moto. E ora vi faccio vedere cosa andiamo, si rifà. Io che vi dico grazie e ci vediamo presto. Ah, andate anche su Facebook a segnarvi, a seguire la